Ciao, io sono Fantasmillo. Se stai un pochino con me ti racconto una storia. Una volta nel mio paese viveva un fantasmone terribile, poco gentile, molto affamato. Mangiava tutto quello che incontrava di notte ed era goloso soprattutto di dolci e teneri sogni. Appena un bambino cominciava a sognare un bel gioco o una cosa fantastica, ecco che, come attirato da un profumo irresistibile, arrivava Fantasmone. Spalancava la bocca e gnam, si mangiava tutto. Era capace di ingoiare di colpo un'intera festa con 30 palloncini e 10 chitarre. Così, notte dopo notte, sparivano i sogni belli e a disposizione dei bambini rimanevano solo quelli brutti. Spaventati, i bambini non volevano più andare a dormire. Fu allora che io, Fantasmillo, decisi di intervenire. Volai da una bimba e le dissi allegro: «Dormi tranquilla, ci sono io!» La bimba si addormentò ed ecco Fantasmone pronto a mangiare i suoi sogni, ma io, pronunciando un'antica formula magica, gli ordinai: «Burbaro, berobiro, Fantasmone, fatti un giro!» E davvero Fantasmone si fece un giro così lungo che non ritornò mai più, e i bimbi ricominciarono a sognare giochi, feste e un Fantasmillo racconta storie.